Beresi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di notizie alle calabresi e oggi tante tante notizie, periodo veramente pieno di notizie un po' per tutte, però vorrei partire prima di parlare di Crotone, di Reggina, di calciomercato, drenatori. Scusate, mi sta risalendo tutto. Detto questo, comunque, volevo parlarvi anche della Coppa Italia perché ci sono notizie molto importanti. Infatti si è parlato comunque negli ultimi giorni, non ho mai parlato perché poi aspettavo comunque che arrivasse l'ufficialità, ed è arrivata il fatto che comunque la Serie C potesse ritornare in Coppa Italia. Attenzione, non tutta ovviamente, però solamente quattro squadre. Infatti c'è stato questo accordo comunque, comunque tanto acclamato da parte dei vari Vulpes e Ghirelli, come se avessero comunque vinto, che ne so, la terza guerra mondiale. Però comunque alla fine hanno fatto un accordo secondo cui quattro squadre di Serie C vanno comunque in Coppa Italia, quindi non è che hanno fatto sto grande cosa, però comunque già un qualcosa di meglio rispetto comunque alle zero che erano previste in base al nuovo regolamento della Coppa Italia. Comunque, quindi le squadre che prima erano comunque 40 saranno comunque 40 in realtà. Però in realtà sono 44 se noi contiamo il fatto che partecipano anche 4 di C, ma semplicemente le 4 di C giocheranno con 4 squadre di Serie B, che ovviamente poi saranno le ultime 4. Non so, poi bisognerà comunque anche vedere quali saranno queste 4 squadre di C che parteciperanno a questi turni preliminari, che poi accederanno alla Coppa Italia. Cioè la Coppa Italia sarà di 40 squadre, 20 di Serie A e 20 di B. Solamente che 4 delle 20 di B faranno questo primo turno preliminare, così come per esempio la Champions, fanno questi preliminari con quattro squadre di Serie C. Quindi chi vincerà, le quattro squadre che vincono queste quattro partite vanno a fare la Coppa Italia. Quindi formano una Coppa Italia comunque a 40 squadre come era previsto, semplicemente quindi viene data la possibilità a quattro squadre di Serie C di comunque partecipare nel caso in cui vincano comunque contro l'avversario di turno, che ovviamente appartiene comunque al campionato cadetto. Questo è un po' il discorso. E a questo punto però parliamo un po' anche di Crotone, perché innanzitutto voglio parlarvi della questione allenatori, perché comunque sta sempre più prendendo veramente una piega assurda la questione allenatori. Tantissimi noi abbiamo parlato comunque di Caserta, anche se comunque sembrerebbe Caserta essere più orientato a rimanere a Perugia, vediamo. Crotone che sicuramente vuole ritornare comunque in Serie A, ha questa intenzione, ripeto, sinceramente di partire da modesto, per un semplice motivo, perché comunque vorrei vedere una squadra comunque giovane, una squadra comunque costruita bene, con un progetto comunque che ci porti un po' come il Venezia quest'anno. Ecco, mi piacerebbe avere un Venezia quest'anno, quindi una squadra comunque giovane, non tutti ovviamente giovani, perché poi anche il Venezia c'ha i vari Modolo, i vari Molinaro, i vari Lezzerini, anche Maemba alla sua età, i vari Boccalon, che comunque alla sua età non è vecchissimo, però non è manco giovane. Quindi per dire, però una squadra comunque basata sui giovani, che possa comunque fare i salti di qualità, arrivare con una base importante in Serie A, perché poi i giovani comunque hanno margine di miglioramento a differenza invece di quelli più anziani. E detto questo, quindi Modesto, ripeto, per una serie di motivi anche legati al fatto che lui è crotonese, lui comunque ha allenato già in Calabria, ha già fatto comunque diverse esperienze in Serie C, ripeto, lo vedo comunque molto, molto consono all'ambiente di Crotone. E quindi io comunque terrei lui come prima scelta. Poi ci sarebbe comunque anche Caserta, e si parlerebbe però anche di un nuovo allenatore, che poi è anche comunque su cui sarebbe anche la Reggina, anche se poi qui è un po' più difficile comunque, ma così come per il Crotone, perché si parla di Diana, che non è tipo quella di una dea greca, mi sembra sia. Vabbè, fatto sta che comunque è un allenatore di Serie C, del Renate, che comunque sta facendo un'ottima stagione, ed è anche lei comunque ai quarti dei playoff, ai quarti di finale comunque dei playoff di Serie C, e affronterà il Padova tra l'altro. E comunque sta sorprendendo comunque questo Renate, che ha fatto anche comunque una buona parte di stagione iniziale, ripeto, poi si sta riconfermando anche ai playoff, e quindi Diana piacerebbe molto comunque in Serie B. La Reggina e il Crotone sarebbero su di lui, così come anche il Chievo, però attenzione, perché si parla ovviamente di Crotone in questo senso. Diciamo che lo vedo difficile comunque che il Crotone vada a prendere Diana, sinceramente non me l'aspetto, ecco, comunque poi dovesse arrivare è un altro discorso, ma in questo momento non me l'aspetto. Prevedo più un Modesto, e spero più un Modesto, sinceramente. Detto questo, di altre notizie comunque parliamo un po', sempre per quanto riguarda il Crotone, anche di Simi, perché comunque Simi continua a rendersi a trarre interesse da tutte le parti. Si parla veramente di tantissime squadre interessate, oltre alle solite comunque che abbiamo parlato in Italia, comunque Samp, Genoa, Lazio, Torino, Udinese.
un po' tutte, si parla anche di altre squadre che sarebbero quindi alla ricerca comunque di simi e si parlerebbe di Brighton in Premier League, di Saint-Étienne in Francia e di Betis Siviglia in Liga, quindi addirittura il Betis che comunque farà l'Europa League vorrebbe o comunque avrebbe fatto un sondaggio per Simi. La valutazione comunque secondo comunque le testate giornalistiche si è aggirato nei 6-7 milioni di euro, ripeto io vorrei farci meno 10 perché per Messias comunque il Crotone chiede 5, chiederebbe 5 al Genoa, mentre per Simi io sinceramente vorrei farci una decina di milioni. Così per farci 15 milioni, a cui poi aggiungete 1,5 milioni comunque più o meno da diritti TV, a cui poi aggiungete il 13 milioni dal paracadute, perché il Crotone ha ricevuto comunque circa 13 milioni di euro dal paracadute, comunque che comunque ogni squadra comunque riceve comunque dalla B alla A quando retrocede, e quindi comunque facciamo un ottimo gruzzoletto di 30 milioni sarebbe tutto sommato, da cui ripeto non bisogna spendere tutti in un anno perché è inutile fare come ha fatto il Monza o come ha fatto la Spal, non me ne frega niente a me di andare a spendere tutti i soldi, ma sono sicuro che non verrà fatto perché comunque non penso che, cioè penso che comunque siano persone lungimiranti, i vari Ussini, i vari Vrenna, comunque non credo che facciano investimenti fatti comunque così per essere fatti, andare a spendere soldi così per far conoscere la piazza, ma anche perché poi non è che si va a richiedere a Crotone, nessuno ha mai richiesto di prendere i vari Balotelli, eccetera. Quindi questo è un'altra cosa da considerare. Però ripeto, comunque io una decina di milioni da Simi li vorrei fare anche perché è un attaccante che comunque li vale. Perché se adesso mi viene in mente parlando di Lazio, Murici. È stato pagato 20 milioni, sì, ma meno 50, perché con tutto il rispetto per Murici, però, cioè, se Murici, non dico vale, ma viene pagato 20, Simi, che mi sembra sia anche più giovane, almeno 60-70 ne vale di milioni, possiamo anche dire. Però, ripeto, io mi accontento anche di una decina. 8, proprio se va male, però, essendoci tante squadre su di lui, comunque il prezzo dovrebbe lievitare, perché ovviamente tante squadre vuol dire che si crea un'asta, vuol dire che comunque più squadre quindi si interessano e quindi il prezzo sale. E questo ovviamente va a favore del Crotone, quindi questo è un altro aspetto comunque potrebbe essere positivo. Ripeto, vediamo comunque almeno una decina di milioni per arrivare a questo gruzzoletto comunque di 30, considerando i paracadute di DTV, Simi, Messias, eventualmente anche Benali, perché non credo che. Cioè, secondo me anche Benali comunque ha possibilità di essere cresciuto, perché comunque è un giocatore che se la può anche meritare secondo me la Serie A. Cioè, Benali se la merita secondo me la Serie A. E vediamo un po' comunque quello che accadrà. A questo punto però spostiamoci e chiudiamo un po' il video. Con la Regina, parliamo un po' di Regina perché oggi parliamo solo di calciomercato in realtà, perché comunque si parla di centrocampo. Allora io partirei però prima dalle entrate, perché questa è una notizia un po' meno dolente se vogliamo, perché la Regina sarebbe su un certo centrocampista, un certo Michele Rocca, centrocampista comunque, allora vado a memoria, classe, adesso vado a cercare, però se non mi ricordo male è classe 96, sì è 96, di proprietà del Foggia, ex Livorno, che il Foggia comunque ha acquistato la scorsa finestra di mercato, quella estiva, e giocatore che tra l'altro comunque la Regina già seguiva nel calciomercato invernale, quindi che starebbe provando a portare in Serie B. Sinceramente lo conosco poco, giocatore che tra l'altro per di più comunque questo è un aspetto che va fuori dalla Regina, si svincolerà dal Foggia, quindi comunque eventualmente se la Regina vorrà prenderlo potrà farlo a zero, quindi non dobbiamo spendere neanche niente, è un centrocampista che ci può stare, ripeto, vediamo, certo. Se deve essere lo sostituto di Krejcik posso anche un po' lamentarmi perché Krejcik ovviamente non lo voglio mandare via così facilmente, nel senso che non voglio comunque che vada via così facilmente per comunque poi essere sostituito da Rocca che comunque è una scommessa e vediamo, ripeto, comunque centrocampista interessante, per carità, ha fatto non malissimo con la maglia del Foggia, però bisogna un attimo valutarlo meglio. Arrivo che vado a prendere il fazzoletto. Allora, tutto in live, non faccio neanche nessun taglio. Stavolta non faccio neanche nessun taglio, va. Tanto ormai. Detto questo, continuiamo quindi con, come dicevo, con Rocca, centrocampista interessante, però si parla anche di una cessione di Cristi, che è quella che mi interessa di più. Cristi che potrebbe andare via. Infatti Baroni lo rivorrebbe a Lecce. Baroni ha quasi firmato anche lui con il Lecce. E no, Baroni basta, non scassare le palle, ma veramente lo fa apposta. No, Cristi che comunque andrà in scadenza l'anno prossimo, però è un giocatore veramente fondamentale per noi. Certo, ovviamente se poi dovesse arrivare agli Etti non so che tipo di gioco fa, però
però comunque Aglietti a Verona gioca per esempio con Palmiero, quindi comunque un centrocampista di quel tipo con quelle caratteristiche di impostatore, di regista, ci serve, quindi Crisdi comunque serve. Così come serve un Crimi, per esempio, che potrebbe essere un po' una sorta di, non so, di hobby, magari un centrocampista comunque più di recupero palla, però ovviamente stiamo parlando del fatto che Aglietti potrebbe arrivare a Reggio, ma detto questo, no, Cristic non si tocca, cioè veramente Cristic non si tocca, a meno che non arrivino offerte veramente importanti, perché comunque lei ci ha le disponibilità economiche per fare offerte importanti, però sinceramente, ripeto, fare tutto per tenerlo a Reggio. Però visto che comunque io facevo di tutto anche per tenere a Reggio Baroni, non lo so, vediamo un po'. Però a questo punto chiudiamo con un'ultima notizia in realtà, un pochino brutta, parliamo di eccellenza, perché sembrerebbe comunque, potrebbe l'isola Capo Rizzuto sparire comunque dai radar dell'eccellenza, perché la situazione è ovviamente molto complicata dal punto di vista economico e la società ha deciso di lasciare la squadra in mano al comune. Diciamo che è un pochino la situazione che è avvenuta al Potenza qualche mese fa, comunque Cagliata che non riusciva comunque più ad andare avanti, sembrava lasciarsi in mano la squadra al comune, che poi ovviamente avrebbe dovuto trovare degli imprenditori che potessero investirci, situazione molto simile all'isola Capo Rizzuto, dove comunque, come dicevo, ci sono dei problemi economici importanti, dove si fa fatica comunque a portare avanti la squadra, ripeto, sicuramente legati alla pandemia, e quindi comunque il sindaco comunque tutto il comune alla ricerca comunque di qualche imprenditore locale che possa rilevare la squadra per poter comunque farla partecipare al campionato di eccellenza. Una squadra che comunque tra l'altro mi ricordo che qualche mese fa comunque si parlava del fatto che comunque l'Isola Capo Rizzuto voleva fare degli interventi per migliorare il campo, cioè stava comunque progettando di migliorare le strutture comunque a disposizione. Quindi comunque notizia un po' così brutta come dicevo. Tra l'altro si parlava anche di un'Isola Capo Rizzuto comunque in questo mini torneo, poi alla fine non ha partecipato, sicuramente poi è normale che, cioè nel senso, non ha partecipato, poi ovviamente viene, non dico fallisce, ma più o meno, quindi comunque era abbastanza normale che non partecipasse, però è veramente un peccato, che sarebbe ovviamente un grandissimo peccato, comunque una realtà comunque abbastanza frequente dell'eccellenza, una realtà comunque che si basa molto sui giovani, quindi sarebbe un peccato comunque perdere una realtà come quella dell'Isola Capo Rizzuto. Vedremo un po', comunque si spera che comunque qualche imprenditore possa rilevare la squadra e comunque farla partecipare al prossimo anno all'eccellenza e comunque portare avanti questo progetto che comunque non è assolutamente un brutto progetto comunque per una realtà come quella dell'Isola Capo Rizzuto. A questo punto quindi io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi.